Il grande ritorno di Fiorello in Rai spicca nella presentazione oggi a Milano alla presenza dei vertici aziendali dei nuovi palinsesti per la prossima stagione. Tutte le novità con l'inviata Virginia Volpe. Salve amici, come va? Vi ricordate me? Sono Fiorello. Fiorello torna in Rai e lo fa con un programma su Rai Play. Mattatore in un videomessaggio mandato a Milano alla presentazione dei palinsesti per il prossimo autunno, come spiega l'amministratore delegato Fabrizio Salini. Con il progetto di Fiorello, che abbiamo fortemente voluto, avremo anche un unicum a livello mondiale. 18 puntate live sulla piattaforma di Rai Play, però Rai non è solamente questo. La Rai sono tutti i suoi talenti, i suoi conduttori, i suoi prodotti, le sue fiction. Con un'offerta fatta di oltre 70 nuove produzioni tra radio, TV e web, la Rai conferma la sua vocazione per un servizio pubblico plurale e aperto all'innovazione tecnologica. Se riusciremo a fare questo percorso, io sono convinto che la Rai continueremo a primeggiare, continueremo a essere considerati un punto di riferimento per tutti gli italiani. Su Rai 1, novità dei programmi dal mattino. Mentre sono confermati Carlo, ma non è finita qui. Rai 2 propone una serata su Renato Carosone con Renzo Arbore e il Rai 3 continuerà a raccontare il contemporaneo con le inchieste e talk di politica. Piede sull'acceleratore anche per la grande fiction, dai Medici sulla potente famiglia fiorentina all'amica geniale dai romanzi di Elena Ferrante.